Io ho una posizione mia personale su questo che non ho difficoltà a dire, penso che non ci debbano essere barriere quando c'è l'arte di mezzo, quindi non sono perché c'è un sacco di cinema russo indipendente, c'è un sacco di persone che lavorano al di là di quello che è il loro rapporto con il governo, così come in Russia, così come in tutti i paesi, insomma, no? come in Iran, piuttosto che in Sud America e così via. Quindi non credo che bisogna mettere alzare delle barriere doganali, ecco, per quanto riguarda l'idea, anche perché non mi sembra una cosa che in qualsiasi modo né possa fermare la guerra, ne possa aiutare quello che ho detto prima, essere le vere vittime della guerra, cioè i civili, perché quella è la realtà delle guerre purtroppo da un po' di tempo a questa parte. Poi per quanto riguarda l'evoluzione delle cose, insomma, siamo presto, cioè nel senso che vediamo cosa succede e vediamo diciamo che io come mia idea, io ho degli amici che sono cioè Lidia Lieberman, per esempio, che è un'attrice ucraina, quella di Maternal, che forse conoscete, è una mia amica, no? Però io questa idea, insomma, portare il personaggio simbolo mi sembra una cosa che lascia un po' il tempo che trova, insomma. Però se questo invece può servire per attirare l'attenzione, per mettere anche solo un sassolino che blocchi l'ingranaggio della guerra, questo lo farò sicuramente, però vediamo, cioè, io spero francamente che la cosa finisca prima, cioè, il mio auspicio è esattamente quello.